questo vuol dire donna volante, donna capitano, proprio case, famiglie, organizzazioni, famiglie e famiglie da corsa. In questa edizione ci mancano famiglie d'oca americana, papà, figli e nipoti, non diretti ma i fratelli, ma abbiamo due fratelli, Valerio e Maurizio Rampinelli, con qua la Varesina il Polmar, Brandon e Pierre. Brandon è colui che la verità è ragazzo di mia figlia, ecco, è un designer, faccio un po' di è un designer che ha creato il nostro logo Walmart e le relative magliette. Benissimo, i ragazzi sono arrivati per il palanco, adesso sono in piatta stampa del nuovo Endless italiano, forse tra tutte le squadre che abbiamo visto sono le più, la prima delle più recenti, ormai gli altri vanno 10 anni. Ecco, quindi non ancora fare il decennio, però ormai rappresentò bene la categoria. Il vostro obiettivo è sicuramente la vittoria, ma siete stabilmente in prima pagina del cronometrismo. Cerchiamo sempre di difenderci, praticamente oltre alla vittoria il nostro obiettivo è sempre stare bene con la squadra e arrivare in fronte a questo. Poi praticamente quando si arriva anche a fare il risultato è la cosa più bella che si può essere. Si corre anche sempre per ottenere un risultato, per avere lo stimolo. Diciamo che la famiglia comunque il nostro motto è proprio avere un ambiente familiare. Benissimo. Risultato che sentendo gli altri, rispetto a quando avete cominciato, cioè adesso arrivate in qualche posizione più indietro, ma è come se all'epoca sono sul podio. Diciamo di sì, è cresciuto veramente tanto il livello e essere anche già a metà classifica è già per ritenersi già dei buoni piloti. Pochi secondi e anche questi giorni abbiamo visto niente significante. Anche perché al caso di oggi, una volta tutti italiani, adesso la minoranza dopo di quasi 20 giorni con gli altri a tagliare. Benissimo, mi pare che avete escogitato un asso della manica per questa mattina. Cioè, vi siete fortunati la mascotte per avere quel quizzo in più. Chi è? Muito, non è vero, Muito, spero. Vedete che nonostante il rumore non è proprio... Cosa è più interessato alle crocchette? Sicuramente, però intanto teniamocelo là. Grazie, a Valerio Maurizio. Ciao, ciao.